Siamo in compagnia del tecnico azzurro Pasquale Marino. Mister, avevamo vinto venerdì, torniamo a farlo anche al Castellani con pieno merito di fronte ad una grande squadra. Sì, prende valore perché abbiamo vinto una partita molto sofferta, veramente il Frosinone si è dimostrato quello che è veramente una squadra forte e attrezzata per andare in Serie A come noi, però è chiaro che noi stiamo rincorrendo qualcosa che meno quando sono arrivato io era difficile pensare per come stavano andando le cose, però adesso siamo contenti che questo percorso ci ha portato a guadagnare qualche posizione. Per questo che ha portato l'Empoli a fare un'altra gara solida, perché il Frosinone ci ha provato, ma gli azzurri hanno reagito da par loro con Brignoli impegnato anche fino a un certo punto alla fine. Sì, diciamo che il primo tempo abbiamo sbagliato troppo in uscita, abbiamo fatto tanti errori anche per merito dei nostri avversari che ci pressavano veramente altissimo. Abbiamo fatto un po' fatica, non eravamo lucidi nel giro palla, nei campi di gioco abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e su questi errori in qualche occasione abbiamo subito qualche tiro, qualche apprensione, diciamo la verità c'è stata nel primo tempo, anche se noi abbiamo avuto due, a parte il gol, ne abbiamo avuto un'altra con Bairami e qualche altra, abbiamo sbagliato negli ultimi metri, però diciamo che è stato un po' sofferto il primo tempo, nel secondo tempo un po' meglio e probabilmente la strada è giusta, perché se in queste partite che abbiamo fatto dopo la sosta forzata abbiamo la difesa, diciamo, si sta comportando benissimo, perché in 5 partite abbiamo subito 2 gol. Adesso abbiamo fatto, nelle ultime 2 partite abbiamo segnato anche, per cui la crescita c'è stata, ma soprattutto nell'atteggiamento, ecco, quindi c'è voglia di soffrire, c'è voglia di migliorare la classifica, per far questo ci vuole un po' di sofferenza, nel senso un po' di ferocia agonistica, di buttare dentro tutto quello che si ha, e questa è una cosa che nelle ultime settimane si è visto. Dietro la squadra è stata brava, altrettanto è stata davanti a concretizzare a metà primo tempo il vantaggio e poi a chiuderla, sintomo che all'inizio dicevamo forse c'è qualche difficoltà a trovare il gol, stasera sono arrivate anche tante occasioni. Sì, ma diciamo potevamo anche chiudere prima, qualche opportunità l'abbiamo mancata, qualcosa negli ultimi metri non l'abbiamo fatta, però ricordiamoci che abbiamo giocato contro un avversario solido in difesa con i tre centrali e soprattutto le corsie esterne spingevano tantissimo, con Salvi e Delia dall'altro lato, in mezzo si smarcavano bene gli attaccanti, quindi è stata una partita che devo dire dal punto di vista tattico i ragazzi l'hanno interpretata bene. Partita dopo partita, passeranno poche ore e andremo ad Ascoli, l'obiettivo è proseguire e casomai dà spazio anche ad altri ragazzi che stasera sono entrati bene dimostrando che questa rosa è davvero ampia. Sì, ma è inevitabile, ho detto di settimana in settimana, ho confermato la stessa formazione che aveva fatto molto bene a Venezia, ma è chiaro che, ripeto, la gestione delle energie, soprattutto chi fa partite ravvicinate può andare a rischio a qualche problemino fisico e questo dobbiamo evitarlo, quindi sicuramente ad Ascoli ci saranno in maniera fisiologica e dobbiamo cambiare qualcosa. Ecco, affrontiamo una squadra che è in netta ripresa, oggi ha vinto soprattutto la Salernitana, quindi ci aspettiamo un'altra gara difficilissima e dobbiamo farci trovare pronti perché il dispendio di energie sarà importante in questa partita. Ronì a Pescara dicesti felice per il gol ma non per il risultato, stasera abbiamo fatto bottino pieno. Sì, assolutamente, oggi servivano i 3 punti e siamo stati bravi a sbloccarla all'inizio e poi siamo stati anche un pochino fortunati magari sul rigore a chiuderla in un momento che comunque era importante chiuderla. Empoli però ha dato una prova di solidità non subendo gol, essendo brava a farlo nei momenti chiave della gara. Assolutamente, oggi penso che abbiamo fatto una grande prova di squadra, siamo stati compatti, abbiamo sofferto perché in alcuni momenti abbiamo sofferto, però siamo stati bravi nel soffrire e dopo, come ho detto prima, sbloccare il risultato al primo tempo e chiuderla nel secondo. La sensazione è che questa squadra sta crescendo a vista d'occhio, almeno a vederla da fuori. Ma sì, io penso che comunque siamo una grande squadra, chi gioca e chi entra dopo, comunque ci sono ragazzi importanti anche se giovani e niente, poi il mister comunque durante la settimana
ci fa lavorare tanto, ci dà delle indicazioni e penso che il tempo e comunque anche il campo ci sta dando ragione. Pochi giorni e torniamo subito in campo, che arriva la non facile trasferta di Ascoli. Sì, è una trasferta difficile, anche perché loro comunque devono tirarsi fuori da quella zona e noi ovviamente però dobbiamo centrare i playoff il prima possibile, quindi sarà una partita importante dove da domani già la prepariamo. Senti, per chiudere, l'esultanza è bella quanto i gol. Sì, quella è un'esultanza che fa mio nipote a 5 anni, una volta mi ha fatto così e da quel momento non riesco a non farla per quanto mi ha fatto ridere.